Adesso andremo a fare l'arista all'arancia, che l'arista, al contrario di quanto si pensa, se l'arista è cotta bene, bene, è morbidissima, diciamo, e ha un sapore eccezionale, e sembra anche vitello se è cotta bene. Se è cotta troppo diventa un po' stofacciosa. Allora, questo è un pezzo di arista, lo andiamo a condire con un po' d'olio sopra e sotto la carta, sale. L'importante per capire quando è cotta bene l'arista, dopo una mezz'oretta che sta in forno, con uno stecchino lungo si va a bucare. Se esce l'acqua, ancora non è cotta. Come non esce più l'acqua, va subito tolta dal forno. Calcolate che un pezzo così dovrà cuocere sui 40-45 minuti, però non è detto, eh? Dovete fare sempre questa prova. Allora, sale. Poi ci mettiamo aroma arrosto, e questo dà un sapore buonissimo alle carni. Con la mano fate così, lo giriamo. Caduto un po' troppo, tanto mo con le mani lo spalmo. Ecco qua, questa qui dopo vi farò vedere come si fa la salsa all'arancia o al limone, questa si può fare in tutte le maniere. Questa adesso la andiamo a infornare. Questa qua di solito si fa almeno 7-8 ore prima, perché sennò dopo quando si va a tagliare si rovina la fetta. Invece questa va tagliata quando è proprio fredda. No? Adesso faremo del brodo. Mettiamo un po' d'acqua con un po' di dado per carne, ci mettiamo un po' di aroma arrosto e poi, siccome è salsa all'arancia, tagliamo la buccia dell'arancia fina, senza prendere il bianco, che il bianco è amaro, è solamente la buccia, e facciamo bollire questo brodo per circa un quarto d'ora, 20 minuti, perché più bolle più prende sapore. E dentro ci mettiamo i pezzetti di carne che avanzano dell'arrosto, che quello gli dà molto sapore. Allora, questa sta bollendo, adesso ci andiamo a spremere un arancio. Io dentro già ci ho messo le bucce dell'arancio, vedete, le ho tolte tutte quante. Ecco fatto, facciamo quest'altro. Certo, se era meno rosso era meglio, però è capitato questo. E adesso qui ho fatto, come per la besciamella quella veloce, ho messo un po' di farina e un po' di acqua fredda. Questo qua lo mettiamo, non c'è bisogno, perché dopo passeremo tutto al passino, ovviamente. Mettiamo dentro, e questo serve per far tirare la salsa. Questa adesso la facciamo bollire un altri 2-3 minuti, poi la passiamo in un setaccio, così esce solo la salsa e tutto il resto rimane nel setaccio. Poi quando taglierò l'arrosto vi faccio vedere come viene con la salsetta sopra. Ecco qui l'arista tagliata con la salsa sopra. Questa va tagliata fino a come tutti quanti gli arrosti, insomma. Vedete? La cottura perfetta, deve essere di questo colore. Poi ovviamente io, perché adesso questa qua la devo portare per un catering, che poi andrà in una pirofila, con la salsetta sopra e decorata ai lati con delle fettine di arancio e limone. E questa è l'arista con la salsa all'arancia, che l'ho passata e l'ho messa sopra ogni strato, ho messo la salsetta, così rimane bella.